espressiva straordinariamente ricca di Dante Alighieri ha ispirato gli artisti dai miniatori di manoscritti del Medioevo fino ai giorni nostri. Fu nostro poeta di mediocre statura e poi nella maturità andò alquanto curvetto. Era suo andare grave e mansueto, d'onestissimi panni sempre vestito. Il suo volto fu lungo e il naso aquilino. Ma il volto di Dante, com'era veramente? Per trovare una risposta, l'equipa antropologica del Dipartimento di Storia dell'Università di Bologna ha prodotto un modello virtuale del suo cranio con uno scanner laser 3D. Le potentissime immagini della Divina Commedia hanno ispirato moltissimi artisti nel corso dei secoli, ma le illustrazioni della Divina Commedia di Gustave Doré hanno avuto così tanto successo che ancora oggi, a quasi 160 anni dalla loro pubblicazione, determinano la nostra visione della Divina Commedia. L'episodio più conosciuto del Sergio dei Lusuriosi è sicuramente quello di Paolo e Francesca. La storia dei celebri amanti è stata rappresentata da molti artisti. Fra tutti spicca la versione di Jean-Auguste Dominique Ingres. L'opera illustra il momento in cui Francesca si trova a leggere un racconto romantico con Paolo. Altra grandissima fonte di ispirazione degli artisti è stato il mitico personaggio di Caronte, traghettatore delle anime dei dannati dentro l'inferno. Dante descrive Caronte come un vecchio demoniaco. Il vecchio ha occhi fiammanti e trasporta i dannati che stipa con il remo sul fondo della barca. Con la barca di Dante, anche della Croix, si ispira l'episodio in cui Dante, accompagnato da Virgilio, viaggia verso l'inferno, l'imbarcazione di Caronte che lotta contro le onde. Dante si trova a sinistra dell'immagine, Virgilio a centro e Caronte nella parte anteriore della barca. Il genio di Dante non ha ispirato solo pittori, ma anche scultori. Un magnifico esempio è il monumento a Dante di Cesare Tocchi a Trento. Il piedistallo è ornato con sculture che richiamano episodi e personaggi delle tre cantiche, proseguendo dall'inferno al paradiso. Finiamo questa breve esposizione con un'opera architettonica che si trova proprio nella nostra città di Buenos Aires. Stiamo parlando del palazzo chiamato Barolo. L'edificio venne costruito da Luigi Barolo, un imprenditore italiano che venne in Argentina pensando che l'Europa, tormentata dalle guerre, sarebbe stata distrutta. Mosso da questa preoccupazione, pensò di conservare le ceneri del Dante in questo edificio, ispirato alla Divina Commedia. L'ho visto che la volta è di riavermi, per un ultimo amore, parli così così. Giorno mi ha salutato, il nostro caro Dante rimase fulminato. Questa è la verità, io sono un gran poeta, però che pensare di mangiare paveta, non trovo le parole, non è più roba mia. Era caro Dante, ritorna sulla via. Beatrice, io ti loderò, con tanta poesia di te io parlerò. Il sogno che vivei, la musa che vorrei, fin quando scriverò. Scalare le montagne per un amore grande, sognare il paraíso, vederlo nel suo viso, Beatrice trepidante, fa l'occhiolino a Dante. Ridete pur di me, ho coro sciagurato. Non lo perdono già, Dante mi ha catato. A parlare a voce, io non sono bravo al vento, il cuore mi salta al fuori dal vento. Se tu si afferrà, a pure sparare, io scriverò. La BC della letteratura, lo puoi trovare al cittadino se lo scuro. Teddy, tu sei sempre lì, su quella scrivania, contando fantasia. Quando dimmi non sei che ho sempre tanta tosse, c'è quel corazone di Puccio e Landone. Quindi parere più così, scalare le montagne con un amore grande, sognare il paradiso, verde nel suo viso, un gioco finalmente, mio amore di Dante. Approcci, fare più così, scalare il monte grande per un monte grande, sognare il paradiso, verde nel suo viso, un giro finalmente, ma Dante. Nel mezzo del cammino della nostra vita, di trovare una selva oscura, che la dritta via era smarrita.
mezzo del cammin della nostra vita. Mi ritrovai per una terra scura. Rita, io ero Rita. Si è della terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, che al cor gentil rato s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amato amar perdona, mi prese costui piacessi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi a una morte, Caina attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fu forte. Quando io intesi quell'anima offense, chinai il viso, tanto il temi vaso, finché il poeta mi disse, che pense? Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, meno costoro al doloroso passo. Cerbero, fiera crudele diversa, con tre gole caninamente latra sopra la gente che qui vi è sommersa. Gli occhi vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo, e unghiate le mani, graffia gli spiriti, di scoia e di squadra. Urlarli fa la pioggia come cani, dell'un dei lati fanno all'altro schermo, che volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, aperse le bocche e mostròci le sanne, non aveva membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piedi le pugna la dito dentro alle bramose canne. Amor che al cor gentil rato s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor mi offende. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non mi abbandona. Appreso questo sonetto, apparve a me una mirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò, io studio quanto posso, si com'ella sa veracemente. Sicché, se piacere, sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga etade, e passando per una via, volsi gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meditata nel grande secolo, mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quel giorno, e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire agli miei orecchi, presi tanta dolcezza. Però, disse il maestro, se tu trovi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensieri che hai si faranno tutti monti. Allora porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicello da un gran pruno e il tronco suo gridò. Perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno? Ricominciò a dire. Perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà d'alcuno? Uomini fumo e or siamo fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua man più pia, se state fossimo anima di serpi. Come d'un stizzo verde che arso sia, da l'un dei capi che d'altro gemme, e cigola per vento che va via. Abbiamo scelto i versi finali dell'inferno perché dopo tanta sofferenza e oscurità, finalmente Dante ritorna a vedere le stelle. Luogo laggiù, da Belzebù remoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto. Don Ruggelletto che qui vi discende per la bocca d'un sasso, che egli ha rosso, quel corso, che egli avvolge e poco pende. Lo duca io, per quel cammino scosso, intramo a ritornar nel chiaro mondo e senza cura aver d'alcun riposo. Salimo su, el primo e io secondo, tanto che vidi le cose belle, che porta il ciel per un partuggio tondo e quindi uscimo a rivedere le stelle.
Abbiamo scelto di leggere gli ultimi versi del Paradiso perché ci ha colpito il modo in cui Dante descrive la sua visione di Dio. Io me tragué tutto se fiche, per misurar lo cerchio e non ritrovo, pensando quel principio onde l'indice. Tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne. Climavo al cerchio e come vi si indova. Ma non era da ciò lo più bene, se no che la mia mente fu percorsa da un fulgore in che sua voglia venne. Via qui manco cosa, ma io volgeva il mio dizio e il velle. Siccome rota, equivalmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altra stella. Guardaci ben, ben son Beatrice. Come degnasti da cedere al monte? Non sapei tu che qui è il uom felice? Gli occhi mi caddero giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso, i trassi all'erba. Tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba com'ella parve a me, perché d'amaro senti il sapor della pietà di acerba. O anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quali nascesti, venia gridando, un poco il passo queta. Guarda se alcun di noi un qua vedesti, sì che di lui di là novella porti. De, perché vai? De, perché non t'arresti? Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose che vi ho scorte. Io non son ben ridir come vi intrai, tante rapiendi sono a quel punto che la verace via abbandonai. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, venion per la erda al volver portate. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Amor, ch'al cor gentil rato s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Poi mi rivolsi a loro e parla io, e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò lo sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto, di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e scoloroci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato liso. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade. Io venni men così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. La viva luce che Dante osserva è sempre uguale a se stessa. Tuttavia è Dante a cambiare dentro di sé man mano che la sua vista si accresce, quindi quella visione muta al mutare del suo atteggiamento interiore. All'interno di esse crede di vedere tre cerchi delle stesse dimensioni e di colori diversi, la Trinità, e mentre il secondo sembra essere il riflesso del primo, il Padre, come un arcobaleno che ne crea un altro, il Figlio, il terzo, lo Spirito Santo, è come una fiamma che ispira ugualmente dai primi due.